Si susseguono dichiarazioni sulla diffusione del coronavirus all'estero, per fortuna al momento non ci sono casi di infezioni avvenuti in Italia. Cosa sente di dire ai cittadini? È preoccupato? Ma è il mondo che è preoccupato, l'Organizzazione Mondiale della Sanità è preoccupata, non è, penso, qualunque persona è giustamente preoccupata, il che non significa vivere nel panico, creare allarmismi inutili e soprattutto la caccia al cinese, è veramente un elemento incomprensibile. Bisogna avere fiducia nelle autorità sanitarie, non bisogna sottovalutare sintomi che si possono avere, quindi la prevenzione soprattutto dei medici del territorio sono fondamentali. Finora in Italia la situazione è assolutamente sotto controllo, il governo ha fatto bene ad alzare immediatamente il livello più alto di allerta, mi sembra che il cordone sanitario internazionale si sta muovendo bene, la stessa Cina, pur con ritardo, però poi ha messo in campo delle azioni senza precedenti, io penso si sta mettendo in campo tutto, l'azione è molto diffusa, galoppa velocemente il virus, però ricordiamo anche che ha una mortalità finora molto bassa, tra il 2 e il 3% e non ha quasi colpito altre zone del mondo al di fuori della Cina, quindi la situazione allo stato è sotto controllo, noi però inviteremo molto a smetterla col razzismo sanitario perché è qualcosa davvero di indegno che non si può ascoltare.